pastorale, produrre entro tempi sufficientemente brevi la riforma sia del sistema parlamentare sia del sistema regionale, mettere in campo immediatamente una politica economica che riproponga il rilancio degli investimenti e il tema dell'occupazione come la priorità dell'agenda governativa e dell'agenda sociale, restituire insomma all'Italia un dinamismo e uno smalto che in questi mesi via via si era venuto perdendo, e per questa via anche recuperare quindi un rapporto di credibilità e di fiducia tra i cittadini e la politica, i cittadini e i partiti, che noi sappiamo essere un rapporto fortemente logorato, non oggi ma in questi anni, lo abbiamo visto anche nell'esito delle elezioni. Questo è lo scenario entro cui ci stiamo muovendo. Lo sforzo di dar vita a un governo nuovo non solo perché è un nuovo leader, nuovo perché in buona misura costituito da donne e da uomini che rappresentano un elemento di innovazione e di novità rispetto all'esperienza del passato, un governo che sia caratterizzato anche dal punto di vista generazionale dall'ingresso, dall'assunzione di responsabilità di parte di una generazione più giovane, un governo che si caratterizzi con un programma che appunto assuma quelle che sono le domande principali che il Paese pone come le questioni da aggredire, e da aggredire con una sufficiente determinazione. Questo scenario ci consente di dare anche risposta a un'altra questione che è stata posta. Dice, sì, ma perché Renzi ha deciso di andare al governo non passando per un passaggio elettorale? La risposta sta nella necessità di produrre una risposta alle domande del Paese in tempi rapidi. Se noi avessimo deciso di andare a elezioni anticipate prima di fine giugno, noi non avremmo avuto un governo. E 4 mesi in cui il governo che c'è ormai è superato perché va a elezioni anticipate, ma non c'è ancora il governo nuovo, sono 4 mesi in cui il Paese sarebbe stato esposto a ogni qualsiasi rischio, a partire da il rischio di essere esposto a speculazioni finanziarie che avrebbero compromesso il faticoso lavoro di stabilizzazione finanziaria che si è perseguito in questi anni. Cioè, in altri termini, la politica non può prescindere dai tempi della società, non ci sono tempi della politica che siano separati dai tempi della società. Il tempo che la società chiede oggi alla politica è un tempo rapido, un tempo breve. Basta leggere i giornali. Ieri, credo, no? A Roma o l'altro ieri c'è stata una grande manifestazione promossa dalle principali organizzazioni delle imprese, artigiani, commercianti, eccetera, eccetera. Qualche giorno prima Squinzi, a nome della Confindustria, ha usato parole particolarmente preoccupate e allarmanti. Il giorno prima era stata un'intervista della Camusso a dire che il sindacato chiede che ci sia un'azione incisiva e rapida sui temi dello sviluppo e dell'occupazione. Insomma, le domande che salgono al Paese sono domande che richiedono alla politica di uno sforzo, una determinazione, una capacità di risposta che non è affidata a tempi lunghi. Poi nessuna risposta si costruisce in 2 minuti, questo lo sappiamo tutti. Ma tu devi dare il segno che i problemi li vuoi aggredire, e li vuoi aggredire con grande determinazione oggi, e che non rinvii a un altro tempo. E questo spiega quindi la decisione di andare a un cambio di governo non passando per un passaggio elettorale. Naturalmente in questa scelta ci sono anche grandi rischi, questo è l'idea. Pare che Renzi lo abbia anche detto, no? Uscendo dall'incontro con il capo dello Stato, non ha celato ovviamente tutta la delicatezza del passaggio, anche ai rischi a cui lui per primo e tutti siamo esposti. E tuttavia in politica poi un leader deve avere la capacità di rischiare. Il leader che non rischia non ho mai visto. Ho visto tanti politici che non rischiano, non sono leader se non rischiano.